Sono qui a sostenere il teatrino delle beffe, che ancora una volta è in difficoltà, e quindi con questo messaggio spero che ci sia solidarietà verso questo bellissimo luogo dedicato ai bambini e che svolge secondo me una funzione molto importante per la collettività. Sostenere il teatrino delle beffe potrebbe anche significare aprire una riflessione su quello che sta succedendo in questa città dove penso non ci sia una politica culturale che abbia la possibilità di difendere anche spazi importanti come questi. Penso che dovremmo riflettere sul fatto se il teatrino delle beffe è utile alla collettività, alla società e allora andrebbe istituzionalmente protetto, incoraggiato e difeso. Il teatrino delle beffe, come tanti altri luoghi pubblici di questa, privati di questa città, che svolgono comunque una funzione importante. Quindi, poiché la vita è diventata molto difficile, si sta creando una sorta di inevitabile desertificazione di questi spazi che sono anche tradizionalmente legati al territorio, che sono importanti che stiano lì dove sono, e che siano ancora per tanto tempo le case dei fondatori, no? Mi piacerebbe che questa città avesse una dimensione di pensiero rivolto al futuro, a una pianificazione, a un sistema. Invece si tende a creare nuovi spazi, anche anonimi, o c'è pochissima condivisione sul pensiero che la cultura abbia anch'essa un bisogno di direzione. E questi sono i brutti tempi e quindi auspico a Ludovico, all'amico Ludovico, gli auguro di riuscire a mantenere attivo quel teatro perché è un luogo molto bello dove accadono cose meravigliose e non ce ne sono altri come il teatrino. Andate e sostenetelo.